Bentornati a tutti, sono sempre Sambro Gilgamesh e bentornati per l'ultima volta, suppongo, su Spiro 3 con il round super bonus, perché finalmente abbiamo raccolto ogni cosa. Ora una cosa che non ci servirà più però è il potere di Sparks di aprire i forzieri, perché non ci sono più. Così come... no, quello potrebbe servirci, ci sono un paio di casse da rompere con la testa, perciò raccogliere le gemme ci può servire. In realtà mi pare che qui molti poteri di Sparks non servano per lo più. Non sempre e non tutti, però... ah, una gemma così a caso, va bene, cioè perché sì? Venghi! Ehi, finalmente ce l'hai fatta, Spyro! Hunter era un po' preoccupato per te quando sei andato ad affrontare la maga, ma io sapevo che l'avresti battuta. Qui è dove la maga teneva tutti i suoi tesori. Ma dopo che è stata sconfitta, sono arrivati dei ladri e si sono portati via tutto. Lo vedo là in fondo. Se riesci ad acciuffare i ladri, potrai tenerti il bottino. Oh, a proposito, Hunter è qui in giro. È tutto il giorno che si gingilla con uno dei suoi nuovi giocattoli. Sì, sì, mostra, ok, sì. Tra l'altro vorrei far notare che... che ha palesemente in mano uno dei forzieri di Spiro 1, di quelli che a me piacciono un casino, ma che hanno deciso di non mettere nei seguiti. Cioè, non lo so perché. Magari non tutti hanno il mio stesso gusto, ma io preferisco quei forzieri. Ah, tu è inutile che scappi tanto, fai tanto il furbo, perché tanto non ce la fai. Slap. Benissimo. Adesso qua c'è un altro, vero? Esatto. Pian piano. Addio. Poi dovrebbe esserci un altro qui, se non sbaglio. Che fa tanto il ma tu non hai tanto dove correre, eh? Cioè, senza neanche correre ti prendo. Come dicevo, non tutti i poteri e non sempre sono inutili, però una volta fatta questa prima zona iniziale non ci sono più praticamente... ah, quanti ce ne sono di ladri? Non me lo ricordavo. Non ci sono più praticamente... ah, ce ne sono altri due, ok. Wow, non mi ricordavo tutti questi ladri in realtà. Però dicevo sì. Ma che davvero, non sono mai caduto. Non mi è mai successo, la prima volta che cado qua. C'è sempre una prima volta per tutto, eh. Certo, spero il caricamento non duri mezz'ora. Grazie. Allora, andiamo prima, facciamo il giro come prima. Ah, ok, no, che scemo, l'ho distrutto il ladro. Distrutto, Dio. Che parole. Perché sono così imbecille? Ecco, adesso mi serve... ah, no, perché ho un HP in più. Grande, figo. Oddio, ok, questo è il giro che fa sto scemo. Addio. Madonna mia. Ok, e teoricamente spero non abbia fatto... ecco, grazie. E si è aperta. Detto questo, ah, è vero, perché effettivamente ci sono gemme qua sopra. Qui? Ah, lì. Che palle. Su. Ok. Ok, non ci sono più gemme da raccogliere, immagino. No, visto che indica soltanto gli UFO. Perfetto. Quindi anche se Sparks morisse il problema... ah no, però ci sono gemme qua, non qui. È vero, mi ricordo malissimo certe cose, mi sono appena venute in mente.
Sì, ho appena sì. finito di riparare un... Vuoi fare un giro con... Andiamo, va. Ecco, qui spazio non serve. Calma. Maledetto. Muori. Ok. Due. Dai. Quanto li posso odiare? Bueno. Ah, ci sono tipo le stesse torrette, gli stessi edifici che ci sono al monte di mezzanotte, solo che siamo sott'acqua. Non mi ero mai accorto di sta cosa. Devo trovare il modo di fregarlo perché... così. Ok, è andato. Ok, non finisce, bisogna uscire. Quante? 3:35, ok. Adesso arriva la parte più odiosa, perché non ci sono tante zone da fare, c'è questa, poi gli UFO e poi quella finale. Ma questa la odio per motivi ovvi, per chiunque sappia. Questa è la pista di turbo snowboard più veloce del mondo. I campioni locali sono i Sasquatch Six. Sasquatch Six. Per la Perfetto. Sì, sì. Il problema è questo, appunto. Fare le acrobazie. Ok. Fare le acrobazie e prendere le gemme prima di tutto. Quindi farò un taglio e mi vedrete direttamente a fare la gara, perché vedreste tutto il tempo perso a prendere le gemme e allunga parecchio e può anche annoiare. Quindi a dopo. Ok, adesso che ho preso tutte le gemme andiamo a fare... sì. Occupiamoci della gara. Ecco, sapete qual è un problema tecnico proprio di programmazione? Il fatto che a volte quando si pre... ecco, per vincere non bisogna fare queste minchiate, bisogna proprio rimanere in turbo, a volte colpire i nemici se possibile, fare una possibile una o due acrobazie in tutta la pista in modo da poter poi rimanere in turbo. Tuttavia, quello che volevo dire è che un problema tecnico proprio è il fatto che a volte Spiro vada a colpire certi... ok, vada a prendere in maniera sbagliata alcuni punti del circuito, della pista, insomma, e che a causa di questo... scusate... merda, niente... e che a causa di questo si... vabbè, niente, neanche qua... si altera leggermente la sua posizione, no? Si piega, si contorce sul posto, verso destra, verso sinistra, verso su, dipende da come, da cosa prende, da come lo prende. Il problema è che il fatto di girarsi su se stesso come se stesse facendo un'acrobazia non dovrebbe farlo se non si preme triangolo. E lo fa lo stesso perché sì, perché prende male certe salite, tipo se stessi a lato di questa parete, sulla sinistra, ecco, tipo adesso, no? Vedete? Si è piegato su se stesso, non dovrebbe farlo mai, a meno che non si prema triangolo. Niente, volevo prendere... però sono qua, insomma, sono quarto. Non riesco a prendere neanche un missile. Ok, mio. E dai, e dammelo un... ecco, tipo questo. Sono vivo per miracolo, non so come, ma sono vivo.
E sono ancora quarto però. Grazie, era ora. Vedete quante volte, non so se vi rendete conto di quante volte sto rischiando di ribaltarmi perché colpisce male certe pareti, eccetera. Tipo adesso, cioè, queste cose non dovrebbero accadere. Nel frattempo. Ecco, appunto, sono già passati tre giri. Niente, ascoltate. Ci vediamo alla fine del terzo giro, immagino, a meno che non vada meglio di come penso io. E ci vediamo verso la fine. Tanto devo soltanto batterli in gara, quindi non c'è nient'altro da fare. Okay. Ma ha detto pure ok, vabbè. Ok, questa testimonianza, cioè il miracolo, mi sono... Vi giuro che all'inizio del giro ero sesto, mi pare. Sì, sì, bla 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 bla. Se non sbaglio, all'inizio del giro ero ancora sesto, non chiedetemi. Cioè, sicuramente quando ero quarto e ho superato il terzo e sono diventato terzo, ho pensato no, ma non ce la faccio a diventare primo entro fine giro. Come li ho visti là davanti, ho pensato, beh, però sono entrambi vicini, metti che li sorpasso in una volta sola. Esatto, 775 sono giuste, ok. Ora bisogna far fuori gli UFO. E UFO è una parola grossa, però insomma. Si apri, grazie. Mi facci passare. Mi facci volare. Oh, che figata. Peccato per il fatto che va ripristinato e non è perenne. Ok. Che figata però. Certo è un po' una cosa tamarrina del tipo, ah, sei overpower, puoi volare, hai la super fiamma. Minchia quanto dura, non ci avevo neanche fatto caso e non me lo ricordavo. Alla faccia del non è perenne. Dove... dove sei ficcato? È andato solo lui sa dove. Vabbè, sarà quello là, probabilmente. No. Ah. E dopo questo manca soltanto lei. Lei. La mira. Gente, la mira. In tutto questo però ne mancano ancora tre. Io sono un po' dubbioso. Eccolo qua, uno. Mamma, siete maledetti. Vieni qua. Vieni qua. Deficiente. Ma la... ah, che figo. Non mi ricordavo ci fosse questo passaggio qui interno. Due. Tre. Stai dritto, grazie. Tutte le gemme prese? Sì. 20.149 uova. Oh, che bello. Questa è una sfida molto più normale e gestibile di quella della maga. Ma la maga deve essere sopravvissuta all'ultima battaglia. Da allora è rimasta tutta sì, non preoccupare. La possibilità di sconfiggerla se usi il mio disco volante. Sì, lo so. Più possibilità di sconfiggerla rispetto all'altra volta, sicuramente. Visto che adesso continua a girare intorno come una deficiente, tutto quello che devo fare è calibrare la direzione e basta. Solo la direzione. Continuare a sparare, tanto finché è così. Devo stare attento però perché non ho più HP. Fai come Ripto però, vero? Dove sei? Addio.
Ma neanche una linea di dia... Perché c'erano due... L'avete visto anche voi? C'erano due maghe. Cioè c'era quella... Ciao Yin e Yang. Quella davanti a noi, ma ce n'era anche una subito dietro, che è affogata poco prima. Che cazzo? Cicciotti. Esatto. No, cioè è carino, però io mi ricordo quello vecchio che... No, grazie. Spiro lo guardava e poi scuoteva il capo, tipo mezzo deluso, tipo no. Era strafigo. Ecco, qui l'hanno fatto, appunto, l'hanno fatto un po' più ardimentoso Spiro, un po' più spavaldo, un po' più grintoso. Ecco, grintoso poteva abbassare come parola. E detto questo, abbiamo finito tutto. Abbiamo finito tutto perché, appunto, i punti abilità sono fatti tutti. Qui non c'erano trofei. Appunto, i punti abilità fatti tutti. E quindi noi siamo al 117%, appunto. Fatta ogni cosa. Chi non è riuscito a causa di bug, spero arriverà presto una patch per permetterglielo. Perché comunque ricordo, cioè, io capisco la fretta di produrre per vendere, quindi che Spiro 1 sia stato il primo, ha detto no, facciamo buono almeno quello, poi anche se gli altri due non escono perfetti fa lo stesso, faremo una patch. Va bene, ma quando una patch serve per farti completare il gioco, perché altrimenti non puoi, per i bug, insomma, un po' vergognosa come cosa. Detto questo, fatemi sapere se il video vi è interessato, piaciuto, se vi è stato utile. Chiedetemi qualunque cosa se avete bisogno di consiglio o dei dubbi. Vi invito sempre a iscrivervi al canale se vi piacciono i video, e sarebbe anche d'aiuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, considera di mettere un like nella sezione apposita. Questo sì, è un feedback positivo di per sé, ma può aiutare a far crescere il canale e inoltre anche a ricevere notifiche in caso di nuovi contenuti. Alla prossima!